Salve, oggi rispondiamo a una domanda che ci avete fatto in moltissimi. Come posso accendere dei prodotti LED nella mia macchina? Semplice, grazie alla batteria della macchina. Ora, ovviamente noi non potevamo fare il video a cofano aperto, abbiamo preso la batteria. Questa è la batteria che normalmente trovate nella vostra automobile. Nella batteria è segnalato il polo positivo e il polo negativo. È proprio segnato, negativo e positivo. Oltre al fatto che il polo negativo è di diametro inferiore rispetto al polo positivo. Questo proprio per fare in modo che nel caso in cui voi stacchiate i morsetti, quello del negativo non riesce ad entrare nel positivo e quello del positivo è troppo largo per il negativo, quindi a occhio si vede, diciamo, che non è possibile invertire i poli. Bisogna stare molto attenti a fare questa cosa qui, perché invertire i poli nella vostra automobile significa fare un disastro di epica tempistica, cioè potreste andare a bruciare la piastra di Dio, potreste fare dei grossi danni. Quindi, quando si fanno questi lavori nell'automobile, se non siete pratici, è meglio rivolgersi a qualcuno che lo sia. Se invece avete un po' di manualità, potete farlo in fai da te. Polo positivo, polo negativo. Come facciamo ad accendere la striscia? Lo vediamo subito. Abbiamo collegato la nostra striscia a un connettore rapido con un jack femmina. Poi abbiamo preso uno spezzone di cavo rosso e nero, in modo tale che il rosso vada sul positivo e il nero vada sul negativo, con un jack maschio. Allora, colleghiamo la femmina al maschio e adesso vi facciamo accendere la striscia. La mettiamo qui così non si muove. Lo vediamo insieme. In questo caso noi lo appoggiamo. Sarebbe più ovvio poi fare dei collegamenti con dei morsetti. Appoggiamo il cavo positivo sul positivo e il negativo sul negativo. Ecco qui. Se io tolgo ovviamente uno dei due, la striscia si spegne. Ok? Quindi è davvero molto semplice. Ovviamente la striscia deve essere in 12 volts perché questa batteria è da 12 volts. Nel caso di autotrasporti più grandi, auto articolati, camion e quant'altro, per esempio, hanno il 24 volts perché mettono delle batterie insieme. Però in linea di massimo 12 o 24 volts basta mantenere la polarità. Rosso positivo, nero negativo. E la striscia si accende. Ok? Molta attenzione deve essere fatta a non andare a cortocircuitare questi due, positivo e negativo, se no si può bruciare la striscia, può scoppiare, si possono fare diversi danni. Quindi mi raccomando, estrema attenzione, ma per far accendere un prodotto LED con la batteria della macchina, positivo, negativo, e il prodotto si accende. Lo possiamo tenere acceso quando ci pare, perché la batteria, quando la macchina è in movimento, si ricarica tramite l'alternatore. Ovviamente, se carichiamo la nostra macchina, forse non sarà questo il caso, di luci, dobbiamo considerare che la batteria ha, quando è spenta, nessuna ricarica e ha una capacità. Quindi, se noi esauriamo con le luci tutta la capacità della batteria, dopo la macchina non si accende. Ok? Speriamo di esservi stati utili. Ve lo facciamo rivedere per l'ultima volta. Positivo, negativo. E accendete la striscia anche nella vostra automobile. A presto!